Ragazzotti e ragazzotte, buongiorno ragazzi, subito un bel pollicino in su per questo video mega galattico XXL, almeno una trentina di minuti di Clash Royale. Allora, subito un bel pollicino in su prima di iniziare. Se vi va di supportarmi su Olafly trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Abbiamo anche Instant Gaming, l'unico modo per supportarmi è utilizzare il link che trovate nella descrizione. Ragazzi, allora, Clash Royale, abbiamo tantissimo da fare, sono le 14:10, se tutto va bene questo video lo vedrete per le 15. Ragazzi, dopo Steromix è un macello. Allora, prima cosa, Pass Royale, io penso la carta più forte mai esistita sul pianeta Terra è stata appena fatta nascere, il drago elettrico. Quindi, raga, subito un bel pollicione in su, prima di acquistare... codice CiccioGamer89 se mi volete supportare. Andiamoci ad acquistare il nuovo Pass Royale. Ovviamente vado a prendere quello da 15 euro, che è quello dove ci dà anche il drago elettrico. Oggi, lo sapete, senza cattiveria andiamo a... ah, l'hanno cambiato. Andiamo a ritirarlo. Frammenti di evoluzione. Ovviamente ragazzi, non è che vi devo dire qualche cosa. Cioè, vi devo dire o non vi devo dire che si va a utilizzare il drago elettrico su un vecchio deck. Niente male. Allora, io avevo un'idea. Secondo me si può andare a togliere questo qua. Poi magari, ripeto, è un'idea super super malsana. Quindi andiamo a provare come si deve con questo deck qua, che secondo me ce l'ha. Non sono sicurissimo della Nihil qui in mezzo, quindi andiamo a provarlo insieme. Ragazzi, vi voglio caldi, vi voglio caldissimi. Superiamo i 5000 mi piace, ce la facciamo? Dipende da voi, Tra l'altro non so neanche se va bene. Ah, hanno cambiato la musica, me la collo. In realtà, se avessi avuto il drago elettrico, probabilmente avremmo vinto questa partita, lo sapete? Non so se lo sapevate. Se riesco a far vivere lei, sono veramente forte. Ce l'abbiamo fatta. Allora, ipoteticamente la partita non è vinta di più. Sicuramente questo. Facciamo anche questa qua. Ragazzi, il tipo è stato maciullato e godo come poche cose nella vita. Tra l'altro ho visto anche una scarica. Non ho capito che tipologia di scarica è stata appena utilizzata. Forse la furia un po' troppo allegra, probabilmente. Allora, lui dovrebbe rifarmi lo stesso attacco. Vabbè, ragazzi, secondo me ci ha regalato le tre corone. Adesso io non voglio dire, ma secondo me le tre corone ce l'ha regalate, Bravo, torna indietro. Allora, col drago elettrico, che non credo riusciremo a fare evolvere questa volta, non ci credo minimamente. Proviamoci, va. Proviamo a fare una roba bella cattiva. Non lo so se l'ho tirata bene. Sì, l'ho tirata bene. L'ho tirata bene. Dai, sì, è inutile però che giochi. Inutile. Vabbè che io sono un po' troppo allegro, tutto quello che ti pare a te. Però non credo di perderla mai. Tra l'altro io vi volevo far vedere questo, Vediamo che cosa succede, perché tanto lui, scemo com'è, andrà caricata tutte le parti. Esatto. Vai, vai così, fammi godere. Fortissimo. E l'hanno anche depotenziato, tra l'altro, Cioè, non so se lo sapevate, ma l'hanno anche... Secondo me ci sta un botto. Beh, ragazzi, tanto lui farà lo stregone da qualche parte, no? Immagino, ipotizzo. Ci può stare, ma vabbè, un po' pa... Guardala. Scusate, raga, mi sono fatto un attimo prendere dall'emozione. L'emozione non ha voce. Ma perché mi tiri comunque il domatore lì? Vabbè, l'abbiamo vinta. Per il momento sembra forte. La Nihil è stata sicuramente interessante. Non vado ad aprire tutta sta roba, ma per vostro rispetto, ragazzi, perché sennò starei... 328.000 ore. Ragazzi, mi raccomando, un bel commentino, un bel... mi piace. Scusate, ma oggi è giornata un po' particolare. Sentite, drago elettrico, cicliamolo. Quella è un po' di sfortuna a sinistra,
Un po' di sfortuna. La lane mi piace. Mi piace un po' tutto. Drago elettrico contro drago elettrico. Però fermi un attimo. Noi possiamo fare gli zuzzerelloni così. Esatto, no? Quindi andiamo a fare di questo. Io mi sento confident in questo attacco qua. Ci abbiamo... Oddio, purtroppo ho miscliccato, ragazzi. Non so se ve ne siete resi conto, ma ho miscliccato. I danni li stiamo facendo e anche tanti, 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 tanti. Io quella carta lì non la conosco, quindi non so come in realtà andarmi a parare. Ragazzi, non ne ho la più pallida idea. Difensivo sicuramente. Beh, minchia, è fortissimo, raga. Il drago elettrico è una cosa incredibile. Incredibile. Dobbiamo ancora capirlo bene. Forse qui... Va bene, lui ha sbagliato, ragazzi. Lui ha sbagliato, ragazzi, Va bene. Allora, calmi però, perché c'è il rischio di perderla. C'è il rischio di perderla questa qua, Perché lui non lo conosco, ragazzi. Lui non lo conosco. Potrebbe essere una carta incredibile, devastante, fuori di testa, ma non lo conosco. L'attacco è forte, L'attacco è molto, molto forte. Tanto. E io mi limiterei a non fare praticamente niente, no? Perché tanto qua non... non posso fare niente. Proviamo. Non è detto che la vinco. Assolutamente. Drago elettrico solo glielo devo togliere con questa qua. Ci può stare. Facciamo così, facciamo così. Facciamo anche così. Che secondo me in realtà ci sta. Quello che mi aiuterà saranno i pipistrellini, ragazzi. Perché lui si ricovera forte, 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 forte. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok. Siamo calmi. Siamo calmi. Perché qua, ragazzi, si perde veramente con un soffio di fiato, Devo fare per forza così, secondo me. Anche se lui si restaura, a noi non ce ne frega niente. L'attacco è incredibile, raga. Cioè, l'attacco è veramente... Ma dove ho tirato la... Ma perché avete visto? Mi è morto... La mia pazienza, ragazzi, veramente è infinita. Ve lo posso dire, dai. La vittoria abbiamo fatta. Però per premere l'abilità del re scheletro ho tirato la furia sotto, raga. Perché non sono concentrato. Perché non sono concentrato. Però effettivamente l'unheal... Anzi, tra l'altro dovrei prima... Dovrei prima ritirare questo perché poi non so se mi va avanti. Non ne ho idea. Quante me ne avete fatte aprire, raga, Romix e queste ceste che ancora non ho capito come si chiamano. Ah, non ho fatto uscire neanche i video sul secondo canale. Sono proprio pessimo. Vabbè, è così. Post Romix, ragazzi, è un macello. Easy. Easy difesa per il momento. La lane mi piace tantissimo. Sembra un po' l'Haunted Mansion alla lontana, Mi piace pensare che... Che assomiglia all'Haunted Mansion. Lockbait non so se ce la faccio, sapete? Lui non tira niente. Forse mi vuole tirare una spell grossa, secondo me, Strano però che mi gioca così. Ok, me la collo. Facciamo sicuramente così. Sapete che tutto sommato... Oddio, tutto sommato... un po' di sfortuna l'abbiamo avuta. Niente da dire. Quello, io quell'abilità, ragazzi, ancora non l'ho ben inquadrata, Io non l'ho ben inquadrato. Questo qui non l'ho ben inquadrato. Penso che ok sia un tank che non faccia danno. Però non è un tank che fa tutta sta moria di danni. Allora, dato che non conosco, provo a fare così. Ok, lui è molto buono che mi può fare il barile. Fortissimo. Ragazzi, lui ha fatto una bella mossa qua. Non ci posso fare niente. Prendiamo gli schiaffi. Beh, ovviamente se gli faccio la nihil su torre andiamo a fare bene. Ok, lo script di sto gioco è infinito. Vabbè, lasciamo perdere. Potrei fare così. Oh, vabbè, questo è scam, però. Un po' scam, ma va bene uguale, me l'accollo.
Non credo che abbiamo problemi nel vincere sta partita qua, non ci credo. Quindi sicuramente golem di Elisir. Strega. Perché secondo voi ha fatto una roba del genere? Sapete che non ne ho la più pallida idea, raga? Zero, non ne ho idea. Io andrei a sistemare la questione così, perché mi preoccupa molto più la destra, no? Molto, molto di più la destra mi preoccupa. Andiamo a fare di questo, andiamo a fare così. Andiamo a togliere lei. Andiamo a fare l'abilità. Perfetto. Andiamo a fare così che ci facciamo la torre. Devo stare calmo, ragazzi, perché... Vabbè, Drago Elettrico, ragazzi, sta lavorando in una maniera sublime. C'è poco da fa. No, zi, ma a prescindere non me ne frega proprio niente, Aaron. Non me ne frega proprio niente. Non stiamo trovando degli opponent che tu dici: oh mio Dio, questi sono incredibili. No. Drago Elettrico sicuramente l'hanno nerfato tantissimo. Vediamo. Apriamoci questi. Vabbè, l'epico ci può stare, dai. Niente di... niente di assurdo, niente di incredibile, niente di pazzesco. Andiamo avanti. Oh, raga, ovviamente datemi consigli, mi raccomando. E vi ricordo che su www.cicciogamer89tcg.it potete comprare tutta la roba che volete di Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, One Piece. Trovate tutto, ragazzi. Questo già mi preoccupa un po' di più. Ah, e mi raccomando, codice sconto CiccioGamer89 per ottenere sempre 5% di sconto. Mi preoccupa questa situazione? No. Questa mi preoccupa? Sì. Questa mi preoccupa. Lui ha giocato molto bene da una parte. Da un'altra parte no. Se mi rimane in vita abbiamo fatto un semi bingo, secondo me. Abilità, perché sennò me lo distrugge con pochissimo. Io farei una bella furia. Bene, abbiamo rigiocato bene comunque. Cioè, devo dire che poteva andare molto peggio. È andata bene. È andata molto molto bene, ve lo posso dire. Io non mi muoverei, non farei altro. L'opponent sicuramente è cattivo. Non so se è quello là con la clonazione. Ovviamente questo ci aiuta in una maniera indefinita, no? Vabbè, secondo me questa è sbagliata. Se posso dire la mia. Magari mi fa fuori la torre, ma non mi interessa. A me già che mi è rimasta con uno sputo va benissimo, raga. Non mi frega niente di quello che sta facendo l'opponent. Proprio non mi interessa minimamente niente. Easy. Quella si toglie facile, facile, facile. E si va a prendere. No? Secondo me è tanto utile questa. Ah, le frecce erano meglio, dai. Le frecce erano meglio. Sì, siamo stati un po' sfortunatelli. Diciamoci la verità, dai. Ho sbagliato il timing. Dovevo fare prima le frecce e avrei fatto un massacro totale. Peccato. Vabbè, quello dovremmo gestirlo. Quello lo dovremmo gestire, raga. Mi tocca fare per forza così. Mi tocca fare per forza così. Andiamo a fare così perché deve rimanere un problema assolutamente per lui. E farei di questo, no? La sfiga comunque, raga. La sfiga è importante qua, eh. Cioè, praticamente questa è la partita dello scam. Merda, ragazzi. Che storia incredibile. Questa è stato proprio scam allo stato nascente, raga, sta partita. Ho sbagliato un paio di cose io. Scam, scam, scam. Vi posso dire una roba? Drago Elettrico pensavo fosse più forte. Drago Elettrico penso che fosse più forte. Non sto giocando bene perché non sto giocando bene. Però questa qua è stata la partita dello scam, raga. Cioè, sono stato molto sfortunato su determinate cose. Deck suo abbastanza particolare, un po' asiatico. Ok. Non sono praticamente... cioè, non mi dispiace, ma non sono concentrato sul gioco. Cioè, senza cattiveria, senza di niente. Non abbiamo neanche ciclato bene la roba, raga. Quindi Nihil. Vediamo un po'. Volevo mandarla avanti, non gliel'ho fatta. Ripeto, sto anche sbagliando io, eh. Cioè, non è che... Dico, sto anche sbagliando io. Questa mi piace come dinamica. In realtà abbiamo...
usufruito bene di tutto quanto. Questa l'ho sbagliata. E niente, raga, oggi è la giornata degli sbagli. Non ci posso fare niente. Sì, sì, oggi è la giornata dove devo prendere le begalle. Cioè, proprio quelle grosse, raga. Difficilissimo. Cioè, queste partite sono incredibilmente difficili. Rischio di perdere. Ragazzi, io ci provo, ma le sto sbagliando. Allora, oltre che loro giocano in maniera strana, io peggio di loro. Vabbè, questa me l'ha regalata, ragazzi, dai. Questa me l'ha regalata assolutamente. Perché là andiamo a fare tutto. Esatto, con quello abbiamo potenziato. La sfiga ha voluto che... però, raga, la sfiga ha voluto che il dragolettico non hittasse la torre per resettare. È veramente incredibile, eh? Lui ha un domatore fortissimo. Cioè, raga, lui c'ha un sacco di roba incredibile. Un sacco di roba incredibile. Lo so, tesori. Lo so. Facciamo così. Che diciamo che tutto sommato non è malissimo. Però la vedo grigia, raga. Veramente grigissima, ragazzi. Mamma mia, i danni. È una roba incredibile. Secondo me ha senso fare una roba del genere e andarci di grande cattiveria. Forse la riusciamo a rubare, eh? Forse la riusciamo a rubare. 15 secondi. Forse la riusciamo a rubare. Forse. Quella non è buona, ragazzi. Lui che cosa puntava? Alle tre corone? C'era quasi riuscito. Ma va bene. Me ne privo? Assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no. Andiamo, dai. Ve l'ho detto, io volevo fare almeno una mezz'oretta. Anche se sto video esce con un po' di ritardo, non mi interessa. Questa prima l'ho subita un botto, eh. Questa prima l'ho veramente subita tantissimo. Proviamo a fare un attacco, perché contro questo poco ci possiamo fare, eh. Vabbè, questa non mi sembra una sta giocata mega galattica. Neanche questa. E ovviamente il mio desiderio è quello di provare a scammarla violentemente. Anche se ovviamente non è semplice, perché l'opponent purtroppo la roba ce l'ha. Questa me la collo. Ma raga, peccato, perché porca miseria, ce l'avevamo. Cioè, sì, facciamo danni, ma vedete lui come cicla bene, come... c'ha tutto giusto, al momento giusto. Noi dovremmo essere un pochino sopra dell'Isir. Sicuramente meriteranno un'altra volta la principessa dal ponte, perché lui è il giocatore più forte sul pianeta Terra. Andiamo così. Torre infernale. Non dovrebbe essere complicatissimo a gestirla. Sicuramente forte questa, no? Questa non mi sembra male. Me la collo. Facciamo così. Lui mi pulisce un pochettino. E andiamo a perdere purtroppo il drago. Non ci possiamo fare niente. Peccato, raga. Questo, oltre che pure bravino, ce l'ha pure la... la mamma un po' bislacca ce l'ha. Ok, io... ah, mazza, comunque vengo scammato fortissimo, eh. Vengo davvero scammato fortissimo, raga, eh. Lo fa per forza così, no? Quello è sbagliato da parte dell'opponente, quel tronco. E devo partire dietro. Cioè, qua va rubata veramente in una maniera incredibile. Sì, qua va proprio rubata, raga. Quindi non posso attaccare tutto dallo stesso lato. Semplicemente perché l'opponente c'ha la mamma dell'altro pianeta, esattamente, no?
spendi. Noi continuiamo così. Facciamo anche di questo. Costissima, ragazzi. La sto cercando di rubare. Mi sa che ce l'abbiamo fatta, Godo. Perché lui c'ha la razzo, no? Esatto. Mamma mia, che rubata, ragazzi. Che rubata sta partita. Proprio in una cosa incredibile. Ragazzi, vi ricordo il codice creatore CiccioGamer89. Se mi volete supportare su Clash Royale, grazie mille a chi lo farà. Spero che anche lasciate un bel like, un bel commentino. Ditemi come sto giocando. A me non sembra malissimo adesso, ma neanche così bene. Drago Infernale, ragazzi, secondo me poteva essere un pochino più forte. Secondo me. L'hai voluto parlo, eh. Drago elettrico, scusatemi, ragazzi. Drago elettrico. Ci preoccupa a noi questa situazione? Raga, posso dirvi la verità? Per me no. Non ci preoccupa per niente. Ok. Godevole. E io farei così, a noi che ce ne frega. A lui non dovrei... Cioè, lui non dovrebbe proprio fare niente, 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 niente. Drago elettrico che mi va a gestire con grande gioia. Mamma mia, che bello quando è così, ragazzi. Quando l'opponente sbaglia e non ci capisce più niente, diventa una cosa troppo godevole, raga. Cioè, questo ci ha preso delle sbragate allucinanti. Allucinanti. Io ho farmato bene, bene pure il farmer. Siamo messi bene, così buttiamo altra gente che difende il drago elettrico. Vabbè, dai, questa è stata perfetta. Questa è stata perfetta. Poi, raga, questa è stata la perfezione. Bene. Bene, 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 bene. Guaritrice è fondamentale qua dentro? Secondo me no. Secondo me no. Vi dico la verità. Non la vedo così incredibile. Ovviamente questo è un deck che ho modificato io. Il primo che c'avevo buono, no? Comunque mi piace la musica, mi piace subito, mi piace tutto, stile Halloween, stile God, mi piace, super approvato. Andiamo a ciclare una furia. Ok. Sapete che mi tocca aspettare per far fuori questo? Facciamo così. Beh. Vediamo, io non... Infatti non conviene. No, non conviene, fidatevi, non conviene. Dobbiamo ripartire dietro, secondo me. Non sono convinto di questa mia giocata, perché non ne sono convinto. Però me la collo comunque. Raga, potevamo fare meglio? Sapete che non lo so. Vi dico la verità. Allora, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Se mi rimane in vita lei, si gode perché si vince la partita. Ma siamo stati... Guardate, raga. Io penso che veramente più di così poco potevamo fare. Quella è buona, secondo me, raga. Ragazze... No! La nostra sfiga veramente è incredibile, raga. Merda, lui c'ha un deck tutto suo particolare. Invece che il drago elettrico... C'ha quella roba là. E come difendo io, ragazzi? Come difendo io, ragazzi? Perché io, dato che conosco bene il mio pollo qua, dobbiamo andare sicuramente a subire un botto. Quella è sbagliata, eh. Allora, se io conosco un attimo questo deck, questa è sbagliatissima. Cioè, io gli dovrei veramente aprire la testa adesso, eh. Raga, io gli dovrei veramente aprire la testa adesso, eh. Cioè, veramente tanto. E non credo di dover fare assolutamente nulla. Sapete che invece il tizio mi ha disintegrato? Merda. E se vedete che la robetta ce l'ha. Oh, GG, a posto. L'avevo preso. Cioè, in realtà l'ho preso. Però l'avevo quasi sconfitto l'opponente, che ha un deck un po' particolare. Dovevo forse andare tutto sulla lane. Una cosa che mi dava fastidio tanto, tanto, tanto è lo stregone. Però
Sapete, a sto punto, dato che c'ho tante spell, io ho paura che la Nihil non sia questo buon compromesso. Perché, dato che ci stanno tanti stregoni, volevo scommettere che secondo me con una Fireball work un pochettino meglio. Allora, a me la Nihil non convince. Non mi convince, non ci posso fare niente. Secondo me, Fireball o addirittura una scarica potrebbe workare un po' meglio. Ci sta ogni tanto perderla la partita, però questo lo potevo fare. Questo effettivamente lo potevo sconfiggere. Non sappiamo che deck ha, però che fai? Potrebbe averci mastino lavico, eh. Potrebbe averci un buon mastino lavico. Allora, per assurdo, ragazzi, il mio l'ho fatto, cioè... Guardate quello stronzo di cosa com'è rimasto, ragazzi. Da sentirsi male. Allora, o caccio una fireball veramente gigante e tutto il resto mi gestisco, esatto, con grande... Perché lui non fa tanto danno. Qua siamo stati bravi. Ma perché le musiche si interrompono dopo un po' che gioco? Sicuramente dovrei riavviare il gioco. Sapete che c'è sto bug, no? Che la musica va via. Ma io senza musica non mi sento quasi a giocare a Clash Royale. Però siamo stati bravi. In questo momento siamo stati bravi. Dopo riavvio assolutamente il tablet, ragazzi. Non so, sarà un bug, sarà quello che te pare. Questo mi spaventa, però possiamo fare sicuramente così. Esatto, perché abbiamo un bel attacco comunque. Che è quello che a noi ci interessa, no? Brutto quello, porca puttana. Bruttissimo. E facciamo anche una furia, no? E quello me lo puoi fare pure fuori, zi. Ah, la spia. Dai, ragazzi, per favore, ma facciamo i seri. Vabbè, questo me l'ha regalato, raga. Cioè, questa giocata me l'ha regalata totale. Totale. Io aspetto, non faccio niente. Esatto. Lì abbiamo continuato a fare i nostri danni. Facciamo così, perché lui sicuramente... Non mi sembra così forte a me quella carta. Allora, o non me ne accorgo che è forte, perché... In realtà ci può stare che non me ne accorgo. Vabbè, le torri sono patte. Allora facciamo così. Lui blocca, lui è quasi una mezza rottura di carte. Ok. Stiamo calmi, eh. Vediamo dove devo mandare la robetta. Io, raga, lo voglio proprio far rincoglionire in una maniera veramente incredibile. Allora io farei di questo. Non so se voi siete d'accordo con me. Io girerei un altro drago elettrico. Quello mi sta portando le carte dietro con una meravigliosità incredibile. Ma se non erro, abbiamo comunque rischiato, eh. È ritornata la musica. Senza motivazione. Fatemi riavviare tablet. Ok, riavviato. Vediamo un po' di farci l'ultima partita col drago elettrico. Ripeto, non mi sembra così incredibile da cambiare effettivamente tanto. Boh, non lo so. Non sono convinto. Non sono convinto di questo drago elettrico, che io pensavo fosse molto più potente. Questa va bene. Non ho purtroppo un cazzo per attaccare, ragazzi. Guarda che roba, che deck. Guardate il mio deck come cavolo è ciclato brutto. Allora, sapete che c'è? Va benissimo, no? Non mi è piaciuta questa da parte dell'opponent. Assolutamente. Non era così difficile. Ma lui non ha i barbari. Attenzione. Quindi in realtà, a meno che lui non cicli tantissimo, lui i barbari non li ha. Non ha neanche più la tornata. E quando la vinco, ragazzi? Raga, io vi voglio bene, ma questa non si vince. Questa non si vince, ragazzi. Scusatemi, ma questa non si vince.
Cioè, possiamo rubare qualcosa, ma... Mamma mia, ragazzi, questa... Ma no, 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 ma dai, dai. Bocciatore. Bowler e Barbari. Tornato. Ma fuori di testa, ragazzi. Mo ce l'ha pure Evo. Ovvio, io sì, c'ho questo, ma non stiamo messi così bene, raga. Raga, ovviamente si punta a fare la zozzata, no? Fresca l'insalata, ragazzi. Porca miseria, raga. Cioè, lui mi ha giocato in una maniera che io non pensavo. Ha giocato intorno i barbari, lui. Pazzesco. E complimenti. Che ti devo dire? Lui mi ha giocato intorno ai barbari. Bravo. Perché, raga, qui questa è morte per me, eh. Cioè, io non riuscirò a fare niente, niente, niente. Posso dire un po' counter o sbaglio? Oh, ragazzi. È proprio un deck, ma no count, ma proprio una roba, ma incredibile. Porca miseria, ragazzi. Io che cazzo gli posso fare a questo qua? Ma seriamente ci sto pensando con tutto me stesso, raga, ma non... Lui c'ha... Oltre che la mamma troia, cioè ce n'ha un... Guarda, se riesco a scammargli la torre, godo. È un po' godo, un po' godo, ma non, ragazzi, non credo di riuscire. Esatto. Non credo di riuscire a fare niente, purtroppo. Ci provo a rubarla. No, raga, sta partita è impossibile da vincere. Impossibile. Proprio impossibile da vincere, raga. 7 di vita. Secondo voi ce la faccio? Ammazza, che schifo di deck che c'aveva questo, raga. Cioè, ma praticamente Clash Royale ha detto: senti, a tu a sto pischello ti fa vincere per forza. Non vince da 75 anni, fallo vincere assolutamente. Minchia, tornato, boia. Bowler, razzo. Cioè, praticamente tutti i counter del mio deck me l'ha messi tutti in testa. Complimentissimi. Ma proprio i complimenti, quelli vivi, 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 eh. Comunque, secondo me, Drago Elettrico non sarà questa risoluzione così incredibile ai nostri problemi. Mi dispiace dire questo, ma qui la sfiga nel cuore proprio, eh. Pirotecnia così è incredibile. Bella mossa, sì. È fortissimo. Sei veramente forte. Fatto di... Ma io ste giocate proprio non le capisco. Io ce posso fare. Sarà che io ste giocate non le capisco, non le comprendo. Sti player che giocano totalmente a caso, ragazzi. Io non abilito, raga, secondo me è sbagliato. Cioè, aspettiamo che gioca male lui. Sapete che io questa in realtà la faccio ben volentieri. Ci sta De Cristo, no? Bellissimo, oh, ecco, qua ha giocato bene. Qua abbiamo... Qua ho capito il senso del drago elettrico, finalmente. Secondo me dovrebbe essere 20. Cioè, se non erro, secondo me, eh. Eh sì, è forte quando ci stanno un sacco di unità. Allora sì. Allora sì, ha senso. Peccato, perché poteva essere molto più interessante. Ah, si blocca l'audio, ragazzi. È proprio buggato, non ci si può fare niente. Tanto lui farà la giocata quella incredibile. Dice: io sono il miglior giocatore di Clash Royale. Neanche l'ha fatta. Bella sta terremoto. Mamma mia, bravi.
come facciamo? Non mi fai la torre? Fortissimo. Fortissimo, niente da dire. Voglio vedere che fai. Ma neanche la dovrei togliere quella là. Ma... ah, regà, non lo so. Ero partito forse un pochettino più... non lo so, ragazzi. Ero partito forse un po' più incoraggiato da questo drago elettrico Evo. Sicuramente è un problema per tante carte, ma non ve lo so dire. Non ve lo so dire. Comunque, un po' di strada l'abbiamo fatta oggi, eh. Un po' di stradina l'abbiamo fatta. Niente male. Raga, vi voglio bene. Ci vediamo questa sera in live su Clash Royale. Se avete visto tutto il video, oggi che è il 7/10/2024, questa sera live di Clash Royale, dove si capisce un pochettino il meta. Vi voglio bene. Al prossimo appuntamento, al vostro 089. Ciao, ragazzi.